anticipazioni uomini e donne, Tina contro Gemma, il bacio contestato. Gemma Galgani accusata da Tina Cipollari a Uomini e Donne. La disputa tra Tina Cipollari e Gemma Galgani si accenderà nella prossima puntata del Trono Over. Un gesto della 67enne di Torino in particolare scatenerà la furia della bionda opinionista, da anni ormai in contrasto con la Galgani. Nella prossima puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, come anticipato da un video di VTT postato sulla pagina Facebook del programma, la storia tra Gemma e Marco prenderà una piega inaspettata. Al centro dello studio i due ex racconteranno gli ultimi sviluppi della loro storia, dopo la rottura dello scorso luglio. Inaspettatamente Maria De Filippi racconterà che Gemma avrebbe voltato pagina dopo Firpo. La Galgani infatti è uscita in esterna con un nuovo cavaliere, Gianfranco, con il quale ci sarebbe stato un colpo di fulmine. Le frasi affettuose e gli sguardi d'intesa sarebbero stati suggellati da diversi baci. La reazione di Tina Cipollari non si farà attendere. L'opinionista si scaglierà contro la 67enne, che nell'ultima puntata del Trono Over si era lasciata andare ad un pianto disperato per la fine della sua storia con Marco. Tina si dirà sconcertata per la facilità con cui Gemma avrebbe voltato pagina così rapidamente, mostrando i suoi dubbi riguardo al presunto colpo di fulmine con Gianfranco. Tina Cipollari attacca Gemma Galgani a Ued, il motivo. Alla furia di Tina Cipollari a Ued oggi, si accosterà la pacatezza di Marco Firpo. L'ex compagno di Gemma Galgani resterà visibilmente stupito dalle immagini dell'esterna della 67enne con Gianfranco. Marco ammetterà in puntata di aver mandato dei messaggi a Gemma. Nell'ultimo appuntamento con il Trono Over infatti, tra le lacrime, aveva ammesso di essere intenzionato a recuperare il rapporto con lei. Riguardo alla nuova frequentazione dell'ex, il 55enne di Framura sottolineerà che, a sua detta, Gemma non sarebbe contenta. Sarà veramente così? In studio la Galgani ammetterà che alla sua età bisogna andare avanti e fare nuove conoscenze. Gemma continuerà ad essere protagonista assoluta nel salotto di Maria De Filippi. Il Trono Over chiuderà molto probabilmente la settimana a Uomini e Donne con colpi di scena decisamente inaspettati. Dopo due appuntamenti dedicati ai tronisti con l'ammissione di una simpatia tra Sabrina e Mattia, oggi il segmento senior della trasmissione di Canale 5 terrà il pubblico incollato allo schermo. Le altalene emotive continueranno a pennellare il Trono Over. Gemma e Marco riusciranno a ritrovarsi nonostante la sbandata della Galgani per Gianfranco?